cut. Ciao a tutti appassionati di anime e manga, sono Alex, come sempre invito a seguirmi qui su YouTube, su Instagram, su Twitch e anche il mio gruppo Telegram per stare sempre aggiornati. Tutti i link come sempre li trovate qui sotto in descrizione. Oggi andrò a fare la recensione di tre manga disegnato da Kentaro Miura, la storia di Buronson, quindi due grandissimi, Kentaro Miura famosissimo per Berserk, in compianto Kentaro Miura, e Buronson più famoso per Ken il Guerriero. E stiamo parlando di Il Re Lupo, 7 euro, tutti della Planet, tutti 7 euro, La Leggenda del Re Lupo che è il sequel, e Japan. Allora, direi iniziare in ordine cronologico di uscita, cioè Il Re Lupo che è un manga dell'89, tutti i volumi unici sono, la classica ambientazione che piace tanto a Miura, fantasy medievale, anche se non è il medioevo europeo. C'è questo Iba, questo giapponese che a un certo punto va in Cina e scompare per un anno. La sua fidanzata Kyoko va a cercarlo e anche lei, con una nuvola nera, fa un salto nel tempo nel 1212, ai tempi di Genghis Khan, e quindi siamo catapultati nell'antica Cina, nell'antica Mongolia, come Genghis Khan, che è il re lupo, è lui che cerca di conquistare la Cina. Iba, cioè, meglio dire, Kyoko, quando incontra Iba, lo conta in un'arena che sta lottando per salvare la vita, per salvarsi la vita. E Kyoko, invece, deve scappare perché c'è qualcuno che la vuole farla diventare sua moglie e obbligarla a generare dei figli con lei. E Iba, ovviamente, si ricorda ancora di lei, si ricorda che è la sua ragazza e la salva. E incontrano Genghis Khan e la sua truppa. Genghis Khan lo prende in simpatia anche perché in realtà, almeno lui dice che in realtà è Minamoto no Yoshitsune, un giapponese che si credeva morto ed è arrivato in Cina, scappato in Mongolia e è diventato Genghis Khan. Sia Iba che Kyoko, conoscendo la storia di Genghis Khan, sanno che è destinato a morire nel 1227. E quindi non vogliono alterare la storia, fino a che a un certo punto Iba e Kyoko hanno un figlio che chiameranno Kublai. Dopo lo chiameranno Kublai, soprattutto Iba, ma spieghiamo dopo il motivo. E però appunto Genghis Khan invece vuole rapire questo bambino perché lo vuole suo, perché lui ha amato una donna giapponese che è morta e non amerà mai nessun'altra, però vuole una dinastia continuare, quindi non tanto malincuore, ma comunque si è un po' affezionato, sono diventati amici con Iba, però lo deve uccidere per prendere il figlio. E Iba non sa come fare, perché la storia non può cambiare, non può morire prima del 1227 Genghis Khan. Allora è costretto a ucciderlo e prenderne il suo posto, non tanto Kyoko ritorna nella sua epoca, Kublai resta ovviamente con Iba e cresce. Kublai è un personaggio storico realmente esistito che è il nipote di Genghis Khan. E infatti il manga successivo, La Leggenda del Re Lupo, un manga del 1990, si incentra oltre sul proseguio di questa storia, quindi l'avventura sia di Iba, che è il nuovo Re Lupo, il nuovo Genghis Khan, e di suo figlio Kublai. Una storia parecchio triste, comunque devo dire. I disegni, faccio vedere, di Kentaro Miura, comunque questi è il primo Kentaro Miura, ecco, non è ancora ai livellissimi degli ultimi dei capitoli più avanti di Berserk, però ha comunque un tratto inconfondibile. È davvero fantastico. Re Lupo uguale un anno dopo. È un manga quindi storico, fantascientifico, cioè più fantascientifico, in qualche modo fantasy, però si vede molta ma molta guerra, corpi smembrati, si vede qualche scena che ricorda anche Hokuto no Ken, che è il guerriero ovviamente. Carino, ecco, ovviamente non è un'opera colossale da dover leggere a tutti i costi, però è giusto. Poi sono due mostri sacri, Kentaro Miura e Buronson sono due mostri sacri del manga, e quindi non potevo non prenderlo, questa ristampa che finalmente l'hanno fatta.
Oh, bello, carino. È un manga a volume unico, anche se si possiamo intendere che Re Lupo e la leggenda del lupo è un manga a due volumi, perché è una storia che continua. Ecco, l'ho trovato carino, ecco, però mi aspettavo forse qualcosa di meglio. Forse le aspettative erano troppo elevate, perché ho in mente sia Berserk che Ken il guerriero, quindi immaginare una fusione dei due forse era troppo inaspettato, cioè era un'aspettativa troppo alta, essendo che è comunque un manga a volume unico. E quindi andiamo a parlare dell'altro manga, dell'ultimo, che è un manga del 1992, Japan, che questo mi ricorda che secondo me ha preso spunto un po' da Violent Jack di Gonagai. Almeno sembra. Siamo in un mondo post-apocalittico, qui invece, e il viaggio non è indietro nel tempo, ma è un viaggio nel futuro. Quindi sono tutti e tre viaggi incentrati sul futuro. Succede un grande cataclisma, dove il protagonista Yuka e Katsuji, due protagonisti, che si trovano a Barcellona in quel momento, vedono la terra sprofondare sotto i piedi, vengono in realtà degli antichi resti dei Cartagine, di Cartagine. Ricordo che Cartagine ha, non dico conquistato la Spagna, ma molta Spagna l'ha presa sul possesso, infatti Carta Noa, Cartagine Nuova, cioè Cartano, che è una città che c'è in Spagna, comunque non ti diversiamo. E c'è un mistico che sembra che ha l'età stessa dei resti di Cartagine, che dica: adesso vi porto in futuro, nel futuro, per vedere cosa state combinando al pianeta Terra. Quindi è un monito che già loro due nel 92 stava lanciando, e quindi è precursore. Ma anche Osamu Tezuka, in effetti, nei tempi addietro, e un po' anche Moto Hagio, ha buttato questa tematica del clima, del cambiamento climatico. Infatti, catapultati in questo futuro, dove a causa del clima e temperature si sono alzate, deserti, poca acqua, e il resto della popolazione mondiale dà la colpa quasi ai giapponesi per tutto questo, perché i giapponesi pensavano solo al profitto, solo al guadagno. Quindi anche un manga che punta un po' il dito verso gli stessi giapponesi e se stesso, che di non pensare al profitto e basta, e nient'altro, ma cercare di capire che viviamo in un mondo dove non è il denaro la cosa più importante, ma è l'ambiente, perché se distruggiamo il pianeta Terra, moriamo anche noi. Quindi la popolazione mondiale si è ridotta a 1 miliardo, e i giapponesi vivono come profughi, viaggiano di paese in paese, nazione in nazione, quasi sempre scacciati o trattati come schiavi, come merce, le donne ovviamente stuprate, e i due protagonisti, un maschio e una femmina, cercano di salvarsi, ma soprattutto cercano la salvezza dei giapponesi, soprattutto quando incontrano altri gruppi di giapponesi. Gli chiede: ma dove è finito il vostro orgoglio? L'orgoglio di essere giapponesi, questo fiero popolo che discende dai samurai. Cerca di ribaltare la situazione, di nobilitare il nome di Giappone, e quindi di creare una nazione chiamata Japan. Il manga, ecco, non si conclude, cioè nel senso che è un finale non finale, ecco, che potrebbe tranquillamente andare avanti. Quindi è lasciato al caso il finale, cioè forse nella intenzione, forse era un domani fare un seguito, che però non c'è mai stato. Quindi ecco, mi è piaciuto di più il Re Lupo. Questo qua non mi ha entusiasmato. Come ricordo, come ho già detto, ci sono molte cose che mi ricordano Violent Jack di Gonagai. Ovviamente già vedere qua è Miura, cioè qua è Berserk. Qua già Berserk era un punto abbastanza avanti. Era già 3-4 anni che c'era Berserk. E ecco, quindi si vede fino al vero tratto di Kentaro Miura ancora di più rispetto agli altri due. E è un manga comunque che ti fa riflettere, almeno Japan, soprattutto sul cambiamento climatico, su cosa noi stessi stiamo causando, e punta il dito verso gli stessi giapponesi, lui che è un giapponese, loro due che sono dei giapponesi ovviamente. E comunque, ripeto, non sono dei capolavori, però solo per i nomi che hanno, meritano di essere presi e essere letti. Io
Io vi ringrazio, se vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate like, noi ci vediamo sui prossimi video.